China House, questo è il nome del progetto svelato oggi a Poggi Ridenti, nella sede di WebTech. A tenerlo a battesimo i partner locali e la Fondazione Italia-Cina, che vede al timone Mario Boselli, presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana. In platea Loretta Credaro, numero uno della Camera di Commercio di Sondrio, il presidente della provincia Elio Moretti, esponenti di spicco del tessuto imprenditoriale finanziario. La Fondazione Italia-Cina ha una bella storia. Una storia di rapporti istituzionali che ha sviluppato negli anni. Ultimamente abbiamo rilanciato l'attività della Fondazione sia proprio per incentivare i rapporti fra le imprese dei due paesi, con una particolare attenzione al territorio. La nostra presenza qui va in questo senso. Vogliamo essere più vicini agli operatori, alle istituzioni, e in questo caso questo avviene anche per la promozione dell'attività turistica in vista anche delle prossime Olimpiadi. Sul versante turistico i numeri sono da capogiro. I cinesi interessati agli sport invernali ora sono 20 milioni, ma si stima che nel 2025 saranno 200 milioni. È un modo per allargare gli orizzonti? Assolutamente. Noi dobbiamo partire dal concetto che la Cina è e resterà il primo paese al mondo in termini di possibilità per le imprese di sviluppare la propria attività. Non è facile perché è un paese complesso, però noi come Fondazione Italia-Cina siamo qui per aiutare gli operatori economici a fare quel salto di conoscenza culturale che è necessario poi per fare affari con questo grande paese. China House nasce come un'idea di dei partner locali che hanno coinvolto la Fondazione Italia-Cina, che è la realtà più grande in Italia, storicamente più importante per le relazioni economiche e politiche di relazioni verso la Cina. Da oggi questa realtà opererà qui a Sondrio a disposizione delle aziende, quindi per tutte le aziende che vorranno non solo del comparto turistico ma di tutti i settori che avranno bisogno di supporto diretto sul territorio per import, export, insomma per avvicinarsi alla Cina.